Che sarà a cucinare, signora? No, loro sono allora, i cucinieri, ha cucinato i ceci. E che, vedi che ti dico. Che cos'è? Questo è il piatto di condizione. Scusa, ma dicino tu, no? Ma io devo spiegare così. Ma dai, Claudio. Vediamo dentro, lascia per fare. Cominciamo da dentro. Forse è meglio da dentro. Cominciamo da dentro. Anche questa signora è pure brutta. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Che sta da fare di buono? Ceci. Ceci? Allora, comincia a registrare questa. Come lo... sto registrando. Ah, quindi se dentro lavorare il rame, questo è tutto rame? Tutto rame. E da quando stanno a bollirsi i ceci? Da stamattina alle 7.40. E questi poi con che vengono messi? Vengono condriti con olio, rosmarino, una salsa pepe. Che si chiama aglione. L'aglione. Aglione si l'aglione. Chiama. E com'è? Olio, rosmarino? Olio, rosmarino, peperoncino e pepe. E la maggiorana? Maggiorana ci mettiamo. Ma questa è un'altra cosa, perché voi ogni confraternita ha la sua ricetta. Ci mette anche la maggiorana molto con l'aglione. Ah, ho capito. Poi questi vengono bolliti in acqua. Allora, cominciamo dal procedimento. Cominciamo dal procedimento. 3-4 giorni, 3 giorni prima vengono messi in ammollo insieme con il baccalà tagliato. Poi quando vengono cotti, viene l'acqua cambiata periodicamente 2-3 volte al giorno, 2 volte al giorno. Poi che succede? Che vengono cotti con l'acqua. Poi prima, quando stanno per essere cotti, si prepara a parte questo aglione, questo indigo, questa salsa. Questa salsa soffritta. Soffritta. Alla fine ci si butta dentro, si mescola e si insaporiscono a questa maniera. Arriva una brutale. Facciamo un attimo fuori, vediamocela un attimo. Ecco, vedi? Tu mangerai una brutaglia così. Come primo piatto. Ti dicevo che poi il baccalà invece viene servito come il secondo piatto. Eccolo qua. Bollito. Condito con tutto un singolo. Sempre gli stessi intingoli so più o meno. La puzza di aglio in questi giorni è scorcola e proverbiale. L'odore. Vabbè, vedi? Queste già sono buoni. Questi sono i cavolfiori, ma perché i cavolfiori? Perché il cavolfiore era l'unica verdura che in questo periodo ci stava. Una volta era da contorno. Economica. No, è appena volta, sì. Il baccalà era economico, come sta vendendo? Il baccalà, no, questo è il dei signori, no, io ho detto là, il cavolfiore era economico, pure un baccalà. E le alici. E le alici, erano pure le alici salate e poi condite sempre con questi intingoli, pulite, messe sott'olio e condite sempre con questi intingoli. Bene. Qual è l'indingolo? Oh, sta pure l'amica mia. Un attimo, è cacciato qui. Lo vedi, l'indingolo è questo qui, Guarda. Oh, come va? Buongiorno, bene, tu? Hai messo, scusate, Date pazienza un attimo, scusami. Ma forse gli altri, perché il baccalà vuole sto a mettere là. Aspettami, il coperto mi sa che è rimasto nell'altro. Il coperto. No, la busta col coperto. No, non ci sta il coperto là. Sì, si sta dentro la busta. Queste sono alici, giusto? Sì, le alici sono queste qui. Molto aglio, guarda come sguazzano nell'aglio. No, si è sbagliato, stava incastrato uno dentro l'altro e non si è visto. Arrivo, un attimo solo, Adesso. Questo è l'indigo, guarda. Quello rincastrano solo, perché i ceci vanno a ceci. Ho capito. Bene. Poi il piatto sarà un piatto di ceci. Un'altra cosa che si offre alla comandanità è il tozzo di pane, un pezzo di pane. Mentre l'usanza è che le posate e le bevande se le devono portare i commensali, gli ospiti, quelli che vengono. Tu o te la daranno a te perché tu stai con Ernesto e lui ti darà le cose. Capito? Eccola qua la grande amica mia. Caterina, non si fa mai vecchia Caterina. Non si fa mai vecchia Caterina, mannaggia la miseria. Che se magna? Caterina, guarda che linea che c'è. Guarda, è sempre uno spettacolo vedere. Grazie. Vedi come quello prende tutto il sapore di quell'indingolo, no? Per un'ora, mezz'ora e poi. Ma chi ci sta? Sono nuove, dove ci state quando uscite la roba?
Poi sopra c'è la sala dove si mangia. Poi ci andiamo dopo. Quella che poi tu ci andrai dopo. Che lo aiuti, mamma. A posto? Facciamoli lavorare così fuori. Questo è uno dei... Questa è un'altra fermata della processione. Della processione per venerdì domani. Ah, e quindi questi sepolcri per questa sera? Da oggi pomeriggio fino alle 10 sta aperto stasera. E poi domani mattina si riapre durante la processione. E praticamente l'ultima fermata prima della Chiesa della Trinità sarà questa, arriviamo da Sant'Antonio, quindi si dice che è il Cristo morto da qua. Ho capito. Bene, grazie. Di nulla, grazie a te. Ultimo, diciamo, con una memoria storica di questa confraternita. Innanzitutto, che confraternita è? Allora, questa è la confraternita del Santissimo Suffragio. Il suffragio per le anime sante era la confraternita che si occupava un po' delle sepolture, di accompagnare i morti, era la confraternita, ecco, e di pregare e trovare anche preghiere e offerte per tutti i morti. Anche per i morti del paese, sì. Ma anche per le anime del purgatorio. Il suffragio delle anime del purgatorio, sì, sì. Ora, e quindi questa è la confraternita. Confraternita che, insomma, le sue origini sono quelle all'incirca di tutte le confraternite d'Italia, del centro sud Italia, sono la Napoli ispanica. Sì. E poi qualche anno prima, qualche anno dopo, il riconoscimento ufficiale è avvenuto molto dopo, però. E quindi ha sempre svolto questa funzione diciamo che ha anche la cappellina sotto, che tu ben conosci tra l'altro, la cappellina sotto è una cappellina dove venivano anche portati delle persone per essere... Ma qui c'è, scusami, il termine, prima i cimiteri noi sappiamo che iniziano con Napoleone, ma sì. Quindi erano anche luogo di sepoltura qua delle anime? Sì, era luogo di sepoltura, anche se poi lì non so dove altro li portavano, perché ovviamente qua non ci potevano essere tutti quanti, però era provvisorio. E questo comunque era, questo locale era comunque una sorta di ospedaletto. Venivano ricoverati i viandanti, dove venivano portate anche le persone. Quindi è anche luogo di posteggio questo? Sì, un luogo, diciamo che faceva, stando sulla Tiburtina, ed era un posto dove potersi rifugiare, Quindi sicuramente qui c'era pure qualche stalla di cavalli. Sì, poi è cambiato un po' tutto, però. Quindi l'origine di questi cenacoli, è proprio l'origine, rifacendosi alla cena di Gesù, l'ultima cena, è un po' un'accoglienza, una forma di accoglienza dei viandanti, dei pellegrini, dei bisognosi. Le confraternite a suo tempo avevano anche dei lasciti, avevano anche delle proprietà, avevano delle... anche economicamente avevano delle disponibilità, e quindi erano confraternite di carità, e le confraternite di carità dovevano comunque devolvere ai bisognosi queste loro risorse. Partiamo dal presupposto che la carità è un dogma della civiltà cattolica, la Chiesa cattolica. E quindi era questa la loro istituzione, la loro funzione, no? Tutte confraternite di carità. Quindi questa era una forma di carità, il Giovedì Santo, e in ricordo proprio dell'ultima cena di Nostro Signore, veniva offerto a tutti i viandanti, i pellegrini, i bisognosi del paese, un pasto tradizionale, che era a suo tempo un pasto abbastanza frugale, perché c'erano i ceci, una minestra di ceci, e poi con del baccalà. Il baccalà prima, insomma, si usava perché si metteva sotto sale e veniva e durava parecchio, si conservava, quindi era questo. E noi abbiamo mantenuto questa tradizione, almeno di questi... ho visto giù che rispettate pure la procedura di cottura, il menù e tutto il resto, bella questa. Sì, sono anni, io ricordo, io insomma ho 64 anni, mi ricordo sempre questo piatto fatto in questo modo.
con dei condimenti anche che poi li assaggerai, però sono condimenti del tutto naturali: olio, aglio, un po' di pepe, prezzemolo, un po' di aceto per amalgamare. Quello che offre quindi la vostra terra. Sì, sì, per amalgamare e quindi per condire. Ed è questo. Un po' di pane, un pezzo di pane. La caratteristica poi è che ognuno che arriva qui porta con sé le sue posate, la sua bottiglia di vino e l'occasione per brindare con gli altri. È importante questa tradizione, attualmente rimane importantissima perché è una forma di rincontrarsi tra le persone, convivialità. Di convivialità. Io personalmente, tutte queste persone che sono qui in questo tavolo, sono persone che ho invitato, sono amici del paese, di Scurcola, persone a cui fa piacere, fa molto molto piacere stare qui e condividere con tutti gli altri. Io ti ringrazio per l'accoglienza e per l'invito che mi avete fatto, sono onorato di questo. E partecipare e stare con voi oggi insieme a voi è veramente una cosa che mi onora e mi gratifica. Quindi, e vi ringrazio pubblicamente. Quindi il significato più vero, più genuino di questa tradizione attualmente è quello appunto di far rincontrare delle persone, anche gli stessi abitanti di Scurcola, abitanti o comunque originari di Scurcola, che non sono qui, per questi giorni tornano. Forse prima c'era un maggiore attaccamento, ma venuti meno i loro genitori, i nonni che ci tenevano molto. Adesso le nuove generazioni faticano un po' di più a rispettare questi impegni. Ma sai che sta succedendo il resto? Che molte volte io pure sono stato giovane, come sono stato tu. Da giovani siamo un po' più resti, soprattutto nell'epoca della modernità. Sì. Però poi quando andiamo avanti con l'età cerchiamo di recuperare e non perdere quello che i nostri genitori ci hanno lasciato. Facci caso. Sarà anche, sì, questo è un aspetto importante, sarà anche un altro aspetto che il lavoro adesso ti condiziona molto. È ovvio che prima il giovedì e il venerdì santo nessuno dei nostri cittadini, dei nostri era una vita contadina agropastorale, quindi fine, non dovevi rendere conto a nessuno, cioè la mattina una volta data a mangiare le bestie, sì, in questo periodo non è che dovevi lavorare la terra, era poco da fare, ma lasciavi perché sì, ma poca roba quindi si partecipava di più. Anche forse le persone che stavano fuori, loro malgrado perché erano andati fuori a lavorare, però avevano questo anelito di tornare in questi giorni, proprio perché è tradizione nel loro cuore, dentro la loro anima, così radicata, che li faceva anche si faceva superare ogni difficoltà pur di tornare. Ad esempio noi, tanti giovani, torneranno domani, si vestiranno e torneranno quasi per la processione. Ne abbiamo in questa confraternita, ne abbiamo almeno 6-8 che sono fuori al lavoro, ma torneranno e verranno a vestirsi. Oggi non ci sono, non sono potuti tornare perché sono molto distanti, quindi non... Ecco, per dire come... La cosa che ci preme di più di evidenziare è proprio il significato del cenacolo in questa confraternita, come in tutte le altre tre confraternite che sono qui a Scurcola, perché siamo quattro confraternite e ognuna fa il cenacolo oggi con questi cibi, cioè il ceci, baccalà, broccolo. Questa è l'unica cosa che accomuna tutti. Broccolo e una lice, e anche la lice, sì. Quindi questo ci accomuna tutti. Questo è il pasto tradizionale di sempre. Grazie Ernesto, sei stato utilissimo, grazie e ancora grazie per tutto.
viene, viene fatto per tramandato di famiglia in famiglia o viene letto? Come funziona? Dunque, il priore con le altre cariche, gli assistenti, cioè il vicepriore, poi il maestro dei novizi, il primo assistente, il secondo assistente, vengono eletti dall'assemblea di tutti i confratelli, ma in effetti non è una elezione, piuttosto si forma una lista e si sottopone all'assemblea di tutti i Di quanti componenti è composta l'assemblea? 5 persone. L'assemblea? No, l'assemblea di tutti i confratelli. Quando ne siete voi? Allora, iscritti non si sa perché non abbiamo un registro aggiornato, però sono in genere quelli che ci vediamo o in occasione del Venerdì Santo o alla festa del Santo Protettore della Confraternita, che è l'Arcangelo Michele, San Michele Arcangelo. In quella occasione si sottopone questa lista di persone che andranno a ricoprire per i successivi 3 anni ricoprire la carica, quindi a prendere questo incarico di dirigere e portare la confraternita. E quindi è un'acclamazione, diciamo. Sì, si fa per acclamazione. Quindi diciamo che se fino a quando il clima è buono può durare pure anni, anni e anni un priore. Beh, dipende da loro, perché è comunque un impegno. Lo so, non è una pazziella. Non sempre tutti sono... No. Sono molto più oneri che onori. Sono favorevoli, no, favorevoli a rimanere, quindi diciamo che cerchiamo di dividerci questo compito nel corso a rotazione. Prima ancora, anticamente si facevano invece per una sorta di elezione delle cariche e con mettendo in una bussola dei fagioli. Questo però te lo spiegherà Peppino, perché lui di questo te lo fa spiegare a Peppino. Thank you.
Adesso qualche minuto. Non è che il Signore è venuto qui per essere applaudito sulla terra. Era tanta la disgrazia in cui siamo capitati che sembrava impossibile, impensabile, una redenzione. E che redenzione! Perché tutti vedevano dalla mitologia in poi un castigo della divinità per questa stirpe umana incattivita, non percependo più la bellezza della creazione e quella paternità del Padre che manda il Figlio sulla terra a riportare una speranza. Non ci avrebbe lasciati in quella solitudine, in quella sventura. A tutti avrebbe dato il segnale di una rigerminazione, quello che accade nella primavera per gli alberi che vi sembrano secchi e ad un certo punto vedete un non ne possono più, da dimostrare il loro verde, i loro frutti. E così è stata per l'umanità. Dicevo prima, ho chiamato la croce e tutti pensano la croce vista sulle spalle di Gesù come un mezzo di tortura. Non è così la croce. Adesso che noi sappiamo che il Signore risorge, risorge Lui e ci risorge, la croce diventa il simbolo di questa storia della salvezza. Adesso la croce non è più quella che ha portato il Signore. Per noi, e noi sacerdoti, oggi, oggi è la nostra nascita, tra parentesi, in questa a capaci di benedire. Questo è adesso il nostro giudice, che è venuto a vendicarsi. Noi l'abbiamo condannato a morte e lui si è vendicato, ci ha condannati a vivere. Ah, chissà che stava pensando. Invece tutti i tribunali della terra attenti a trovare i motivi, i pretesti, le cause per gusto di condannare. E vi accorgete quando sentite la notizia, è stato condannato. E ancora quel Satana che si aggira cercando chi ingannare. La nostra, il nostro tribunale adesso è, ecco, l'uomo nuovo. La croce l'ha portata a lui. A noi ha detto benedita la croce, è il segnale dell'appartenenza alla sua passione. Quindi ogni forma della nostra croce è questa comunione che facciamo con lui, ma è cambiata la storia dell'umanità. Prima ho avuto paura di essere giudicato dai tribunali della terra, che sanno soltanto condannare. Il tribunale dell'uomo nuovo, dell'uomo buono, dell'uomo che ci ha amati, e il suo amore lo dimostra, che pur meritando lui soltanto è capace di dire: ti sono rimessi i tuoi peccati. Ma sentite, se questo è l'uomo, quello vero, quello che aspettavamo, che avesse avuto pietà, siamo rassicurati che c'è mamma, che
che c'è Giovanni vicino a ciascuno. Ecco il modo come il Signore ci rivolge la parola di beatitudine. Beati voi che mi tenete compagnia. E dirà alla mamma sua: mamma, adesso lascia stare me che devo tornare al padre. Mamma, ti lascio questi figli. E a Giovanni, a nome di tutti noi, un piccolo Giovanni, a cui dice: adesso la mamma mia la do a voi, incaricata per la vostra liberazione. E adesso sì che siamo liberi di poter dire, lo dico a modo mio, come lo diciamo tutti insieme, col permesso dell'autorità del parroco: sentitemi come sarà l'Ave Maria tra poco. Al posto di dire Ave, poi diremo rallegrati Maria, perché così l'ha salutata l'angelo. Caire, rallegrati Maria, piena di grazia. Il Signore è con te e anche con noi. Avvertiti adesso, l'angelo che saluta Maria: il Signore è con te. E lei che può dire: è anche con noi, è anche con noi. Abbiamo preso la comunione. È vero. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, certo, prega per noi, ex peccatori, in questo momento, con la preghiera che abbiamo fatto, chi di noi può vedere un altro come un peccatore che non abbia avuto l'abbraccio del Signore nella Santa Comunione, nella preghiera, nella benedizione? Sentite, la nostra fede è una realtà dello Spirito, un'esperienza. Certo che diciamo a Maria: prega per noi, perché certo sbagliamo, abbiamo sbagliato, probabilmente sbaglieremo ancora per i nostri limiti. Yeah.
Ecco, anche questa.